Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo Cosa mangio in un giorno. Partiamo subito con questa super colazione. Ho preparato una specie di banana split, è bellissimo, nutriente ed è anche facile e veloce da preparare, proprio come deve essere del resto una colazione, soprattutto adesso che fa caldissimo. Per prepararlo ho sbucciato e tagliato a metà una banana. Poi al centro ho disposto un pochino di yogurt greco, ho scelto appunto quello greco perché rimane più corposo e sodo, altrimenti se avessi utilizzato quello classico si sarebbe sciolto nel piatto e non sarei riuscita a dare la forma. In superficie vado a mettere un pochino di muesli, questo muesli al cioccolato, poi vado ad aggiungere anche un pochino della cremina al cacao che ormai conoscete tutti. E per dolcificare vado a mettere questo sciroppo di cocco, va benissimo qualsiasi altra cosa, anche del semplice miele. Ed ecco qua, la mia colazione è pronta, come vedete in pochissimi minuti sono riuscita a creare qualcosa di goloso e anche sano, quindi non è una sfida impossibile. Poi devo dire che questo yogurt con tutte queste cose sopra, cioccolato, sciroppo, sembra quasi gelato, sembra davvero un banana split. Passiamo al pranzo. Ho preparato una pasta molto semplice con dei peperoni, un pochino di olive nere e del muscolo di grano che ho provato per la prima volta. Era una versione super piccante e devo dire che mi è piaciuta molto. Per prima cosa ho tagliato i peperoni a pezzetti e li ho messi in una padella con un goccino di olio e un goccino di acqua. A questo punto li lascerò cuocere dolcemente coprendo con un coperchio. Allora, ecco qua il muscolo di grano che ho utilizzato e devo dire che era davvero davvero piccante, quindi sceglietelo, utilizzatelo solo se vi piacciono i sapori appunto belli strong e piccantini. Io l'ho tagliato a fette e poi a cubettini piccoli che vado ad aggiungere ai peperoni quando si saranno ammorbiditi. Aggiungo anche l'aglio e le olivette tagliate a pezzetti. Mescolo bene e rimetto sul fuoco a far rosolare. Intanto ho cotto la pasta e l'ho scolata, quindi posso aggiungerla al condimento di peperoni e faccio saltare bene in modo da far prendere ai boccolotti tutti i sapori e gli aromi. Ed ecco il nostro piatto, come vedete, facilissimo e nutriente. Per merenda oggi, dato il caldo asfissiante, mi sono mangiata uno degli ultimi ghiacciolini che mi è rimasto al tè e anguria. Trovate la ricetta nel Cosa mangio in un giorno di qualche tempo fa. Comunque ve lo linko in descrizione e nelle schede, perciò lo trovate sicuramente, poi è facilissimo da fare. E poi non ho resistito e ho voluto provare queste chips di verdure. Le ho prese al Tigre e mi incuriosivano molto perché appunto erano un mix d'ortaggi con barbabietola, pastinaca e patata dolce. E gli ingredienti non sono poi così male, sono ovviamente soltanto le verdure, poi olio di semi di girasole e sale marino. Ne ho mangiate giusto una manciata perché ero davvero curiosissima di sentire il loro sapore e non erano affatto male, erano molto molto sfiziose, poi sono davvero carinissime, quindi diciamo che sono promosse. Ovviamente rimangono sempre verdure fritte, quindi sono da prendere per quello che sono, mangiatene poche, però ogni tanto è uno di quegli sfizi che ci possiamo concedere più a cuor leggero di quanto si possa pensare. Siamo giunti alla cena e oggi ho preparato un bel polpettone genovese. Era da tantissimo che volevo farlo e da quando l'ho provato per la prima volta un paio di settimane fa lo sto facendo davvero spessissimo, non dico tutte le sere, ma quasi. Dunque, da preparare è davvero facilissimo. Io inizio sbucciando le patate. Poi vado a pulire bene anche le taccole, purtroppo non avevo i fagiolini, ma devo dire che è venuto buono anche con queste. Poi li taglio a pezzetti e li metto dentro un bel tegame. Taglio anche le patate e metto tutto quanto dentro. Copro ovviamente con l'acqua e adesso non mi rimane che far cuocere bene tutto quanto. Quando le patate saranno cotte le vado a schiacciare con uno schiacciapatate. Poi vado a tritare i fagiolini al coltello, cercate di tritarli quanto più finemente possibile e posso mettere tutto quanto insieme alle patate. Ora aggiungo due uova, un pochino di parmigiano, un pizzico di sale.
un po' di olio, pepe e mescolo bene. Verso tutto quanto in una teglia che ho prima oliato e impanato con un pochino di pane e livello bene la superficie. Poi sopra vado a mettere una manciata di pane grattugiato e in forno per circa 30 minuti a 180-190 gradi. E il nostro polpettone è pronto. Anche in questo caso è facilissimo ed è una di quelle ricette un po' a salvacena, perché con pochi passaggi riuscite ad ottenere un ottimo piatto. Poi ovviamente potete accompagnarlo con quello che volete. Io di solito sopra ci metto sempre un'insalatina o dei pomodori freschi conditi con un filo d'olio, un pochino di sale e dell'origano. La mia giornata si conclude qui, io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, come sempre se è così mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao!